per il sostegno umano e spirituale agli ammalati e ai loro familiari. È con questa motivazione che quest'anno il premio Beata Giovanna, che ogni anno l'amministrazione comunale di Bassano assegna a chi dedica la propria vita al bene del prossimo, è stato consegnato a Suor Donata Lombardi. 79 anni appena compiuti, Suor Donata si prende cura dei malati terminali tra le stanze dell'Hospice Gerosa. Se ci sono malattie inguaribili, non ci sono malattie incurabili che non si possono curare. Suor Donata da anni svolge nel silenzio un ruolo fondamentale e lo testimoniano le moltissime persone accorse qui oggi per ringraziarla ancora una volta per il suo esempio e la sua cura. Suor Donata ha accolto il premio con commozione. Lo dedico e porto alla Casa Gerosa, al mio istituto, perché è lui che mi ha inserita nell'ambiente della salute e mi ha aiutato e sostenuta sempre in questo cammino. E è veramente anche entusiasmata per il servizio di presenza spirituale e religiosa fra i malati. La cerimonia di premiazione è avvenuta al termine della Santa Messa officiata dall'abate Don Andrea Guglielmi, che ha evidenziato le similitudini tra la vita di Suor Donata e quella della Beata Giovanna. La sento molto collegata con l'eredità che riceviamo dalla nostra grande santa, perché Maria Giovanna Bonomo è stata una donna che ha vissuto delle grandi estasi, dei fenomeni straordinari di incontro con Cristo, ha avuto il dono delle stigmate, però lei è stata soprattutto una donna portatrice di umanità e di concretezza per le persone che incontrava, e a tutti diceva che per essere santi non è necessario avere o fare cose straordinarie, ma vivere con amore le piccole azioni di ogni giorno.